Oggi mi trovo in provincia di Brescia all'interno di una grande azienda che produce un ottimo spumante seguendo il metodo classico. Per capire cos'è il metodo classico c'è con me il signor Cesare, enologo. Sì, vediamo qui in piccolo ciò che normalmente avviene poi in cantina in primavera. Al vino perfettamente limpido viene aggiunto dello zucchero e del lievito. Immediatamente questo vino viene imbottigliato, posto in bottiglia, la bottiglia viene tappata con un tappo provvisorio e viene accatastata in questa posizione orizzontale. Nei 3 mesi successivi in bottiglia viene la rifermentazione con la produzione di anidride carbonica e di alcol. Quanto tempo rimane in posizione rimane orizzontale? Rimane un minimo per legge di 9 mesi fino a un massimo normalmente di 60 mesi. Dopodiché viene tolta dalla catasta, il sedimento che si è formato in pancia alla bottiglia viene rimosso attraverso uno scuotimento della bottiglia stessa, la bottiglia così verrà poi posta sulle pupitre, sui cavalletti dove delle signore, delle donne per 40 giorni movimenteranno questa bottiglia che è in posizione leggermente verticale, man mano sempre in più in posizione verticale affinché il sedimento venga convogliato nell'interno del collo della bottiglia. Per eliminare questo sedimento? A questo punto la bottiglia viene presa, viene messa in un congelatore, naturalmente c'è un liquido a meno 27 gradi, nel giro di 5 minuti si formerà il ghiacciolo, a questo punto la bottiglia verrà stappata, per effetto della pressione che si è sviluppata internamente il ghiacciolo verrà espulso e a questo momento qui verrà poi reintegrato la parte di liquido che abbiamo persa con un liquor più o meno dolce e quindi uscirà poi con diversi nomi da brut, extra brut eccetera. Viene poi messo il classico tappo di sughero e dopo 3 mesi lo spumante è pronto. A questo punto non ci rimane che fare un brindisi. Auguriamo a tutti voi un felicissimo anno nuovo.